Eccolo, Gianpietro Marceddu. Allora, com'è andato l'incontro? Ho vinto con il campione italiano due volte, tra l'altro lui è anche l'atleta che ha tentato il titolo europeo, quindi tra i primi 10 nella lista europea. Quindi per me al terzo match di boxe è il massimo della soddisfazione. Beh, poi è stato un incontro, voglio dire, molto vissuto veramente sì, colpo per sì, colpo. Sì, perché era molto tattico, l'abbiamo studiato tantissimo, Rodrigo. Anche lui ha studiato me, però io forse l'ho studiato un pochino meglio. Già, ma perché poi eravate sparring partners, no? Sì, e lui ci si aiuta parecchio nei match che abbiamo, ci si vede una volta a settimana per fare i guanti, lui da me, io da lui, insomma, siamo anche amici. C'è un interscambio? Sì, assolutamente. Per cui c'è, insomma, grossa conoscenza reciproca. Certo. Per cui anche, insomma, è difficoltà perché sì, ognuno sta... Infatti sicuramente l'impatto di vedersi sul ring, per me volevo vedere cosa succedeva. Visto che lui non ha battuto Ciglio, non l'ho battuto neanche io, allora non abbiamo fatto sport alla fine. Ma qual è stato il momento però più difficile? Perché poi è stato un match lungo, controllato. No, l'unico momento che ho pensato di gestire un pochino il match è la quarta ripresa, ho lavorato un pochino meno appositamente per vedere se lui lavorava di più, perché io so di essere allenato bene. Alla quarta ripresa ho fatto qualcosina meno, ma non meno di lui, meno io proprio, però non gli ho concesso comunque lo spazio. Però sentivamo il coach sì, dall'angolo, insomma, controllare l'incontro con un certo agio, cioè non sì, ti hanno mai visto in difficoltà o in affanno, no? Diciamo che Rodrigo è stato veramente bravo, si è mosso bene, ha fatto quello che doveva fare. Complimenti a Giampo, che è stato veramente bravo. Poi Giampo, voglio dire, local hero, per cui c'era, beh, anche Rodrigo, cioè c'era comunque un... No, per noi questo è... Questa è una stracittadina. È una stracittadina, esatto, per cui insomma sono usciti tutti super contenti. Guarda, salutarmi un grande campione come... Tipo uno, ma... Vabbè, certo. Allora riprendiamo, eccolo! Perché ho fatto il tifo contro io, eh! Ah sì, sì, eh! Sono... è un tifo onesto, ci ricordiamo! È un sportivo! Grazie allora, Gianpietro Marceddu, al prossimo incontro! Grazie!